canto per veglio lo mate, tempo allo zon, pari travagli, mezzo il sorpo fu la velote, preio buongiorno proteggi, si fra con te, ma mia, e si fare in come fon via, e na partia meglio del ben buon, e un compadino e mesa vide ma mezzo. Siamo arrivati anche alla fine di Alpaggio Vert, un evento che ha compiuto 20 anni quest'anno, 20 edizioni. Siamo con il direttore dell'area, Associazione Regionale Allevatori Valdostani, Eddy Henrié. Possiamo fare un bilancio, non dico di 20 anni, perché comunque sicuramente sarà positivo, ma vediamo anno per anno. Quest'ultimo anno com'è andata? Ma siamo molto contenti per quest'ultimo anno, questo 20° anno. Oggi chiudiamo il 6° appuntamento di questa edizione, è andato molto bene, il tempo è stato discreto tranne il primo appuntamento, i visitatori sono stati tanti e ci sembra molto soddisfatti. Possiamo raccontare le finalità di questi eventi? Questo evento è un evento che è stato ideato appunto 20 anni fa, 20 anni or sono, per presentare l'autenticità delle nostre produzioni e la formula riteniamo che sia rimasta vincente, che sia rimasta positiva, perché proprio il visitatore si rende conto di prima persona che i prodotti che vengono messi sul mercato, espressione del nostro sistema di allevamento, sono autentici, hanno un rapporto veramente importante col territorio, con le razze allevate e con il savoir-faire dei nostri allevatori, che pur avendo la giusta evoluzione tecnica negli anni è rimasto comunque fortemente legato al nostro territorio e l'espressione del nostro territorio, e quindi questo attraverso i nostri prodotti viene trasmesso. Non solo i prodotti ma anche appunto il territorio, il turismo praticamente ne trae giovamento, perché diciamo che questi pionieri di allevatori che si spingono tutte le estati tra 1500 e 2500 metri a produrre le eccellenze valdostane, tanto di cappello e grazie che ci sono ancora. Sì, il territorio montano è un territorio che necessita di vive in un equilibrio precario. In questo equilibrio si sono inseriti i nostri allevatori che riescono a rispettarlo, a non sfruttarlo, ma a prendere le poche risorse foraggere che sono messe a disposizione e trasformarle in ottimi prodotti. Quindi è proprio un esempio, riteniamo il nostro, di equilibrio tra attività imprenditoriale, tra attività agricola e sfruttamento del territorio. Un modello di agricoltura che finalmente in questi anni viene sovente ripreso, sovente portato a modello in contrapposizione a delle storture che ci sono in sistemi di allevamento diversi. Siamo alla fine della stagione, possiamo anche tirare un bilancio per quanto riguarda l'aspetto economico di questi allevatori che passano 100 giorni in alpeggio, isolati per fare queste produzioni che sono valorizzate per quello che valgono? Il prodotto di eccellenza che viene creato in alpeggio, a nostro avviso, non è valorizzato come dovrebbe, anche se il consumatore lo apprezza, ma sicuramente
dovremmo riuscire piano piano a migliorare ulteriormente la remunerazione per l'allevatore, anche perché i costi di produzione sono molto elevati in un contesto produttivo come questo, quindi il valore finale, il valore sul mercato dovrebbe essere ancora migliore, posizionato meglio. Tuttavia i nostri allevatori stoicamente continuano a venire in alpeggio, a sfruttare questi territori, non solamente per un ritorno economico, ma sicuramente per un attaccamento che hanno a questo territorio, per un attaccamento che hanno gli animali, per una voglia di fare, di mantenere la Valle d'Aosta in ordine, e questo è un bene impareggiabile. Siamo con il sindaco di Valtournache. Diciamo che l'estate sta finendo, è un bel tripudio di gente anche oggi in questo Alpage Ouvert, e possiamo dire che tutto sommato finora non è stata una buona estate, è stata un'ottima estate, sia per quanto riguarda il turismo, sia per quanto riguarda anche la partecipazione locale. Sì, un'ottima manifestazioni anche questa, è un'ottima estate, perché con tutte queste manifestazioni che sono state fatte legate all'agricoltura, al nostro territorio, sono sempre più apprezzate, e questa è una delle ultime dell'estate dove si vede la lavorazione del formaggio, della fontina, il pascolo degli animali, quindi i bambini possono vedere i vitellini, i manzi, le manze, le mucche, vedere tutto quello che è poi la vita dell'alpeggio vera direttamente qua a 2600 metri negli alpeggi più alti. E poi aspettando l'ultima, la più grande manifestazione, la desarpa, e quindi poi la discesa di tutte le mandrie a valle con la regina delle corne, con la regina del latte, con tutti gli ornamenti che si mettono per la grande festa. Siamo a fine settembre con la desarpa, precisamente il 28 di settembre, però come amministrazione state già lavorando per l'autunno e l'inverno, già numerosi sono nel vostro calendario gli appuntamenti che state preparando. Sicuramente, stiamo studiando un programma fitto anche per la parte invernale, per l'avvicinamento alla campagna anche durante il periodo invernale, quindi i vecchi villaggi con le tradizioni sempre, scoprire le stalle, quindi entrare nel vivo, e quindi la parte della fienagione e tutto quanto, il ricovero del fieno, gli animali nei villaggi della Valtournache. Luca Vallè, presidente della commissione agricola, oltre che essere consigliere comunale appunto del comune di Valtournache. Avete creato un'estate decisamente, possiamo dire, con i fiocchi, dove il territorio, l'accoglienza e i prodotti d'eccellenza ha fatto la parte del padrone. Sì, come programmi siamo ben riusciti con la Corée Alpage, con l'Alpage Ouvert, con la stessa Veglià, e a luglio la festa della settimana del Cervino col picnic sotto il Cervino. Sono stati degli appuntamenti riusciti benissimo e sono contento perché comunque tutti si sono andati da fare. Adesso con l'Arev, appunto l'Alpage Ouvert organizzato dall'Arev, e abbiamo un feeling perché si lavora bene insieme. Diciamo che la sinergia è quello che porta avanti un po', che muove un po' il mondo, diciamo così. Il bello è anche sottolineare che moltissimi sono stati turisti che hanno scoperto dei posti decisamente belli, incantevoli, che senza queste manifestazioni probabilmente non avrebbero mai visto. Sì, il turista arriva, quando arriva in questi luoghi è sempre un pelino perplesso perché dice andiamo in montagna, chissà dove ci portano, chissà dove... Poi quando arrivano qua sicuramente rimangono colpiti, perché comunque il territorio si presta un po' al tutto. Katia e Mauro sono i conduttori di questo alpeggio, non solo loro ma anche le figlie, che si danno molto da fare, le abbiamo visto all'opera stamattina. Siamo arrivati ormai a fine agosto, diciamo che fra un mesetto circa si scende a valle con la desarpa, però prima di arrivare alla desarpa vediamo un pochino, com'è stata quest'estate? È passata bene? Qualche difficoltà? No, l'erba c'era e no, è andato tutto liscio. Diciamo che la produzione è anche andata abbastanza bene? Penso di sì.
penso di sì. Okay. Mauro, invece a livello tecnico, quali sono le difficoltà maggiori per condurre un alpeggio? Per fare questo lavoro ci vuole passione, perché sennò è un lavoro difficile. Tutto è andato bene, speriamo che la produzione, speriamo che sia andata bene. E diciamo che comunque siete sempre voi che cercate di fare andare bene la produzione, perché al di là del tempo però c'è sempre il vostro lavoro manuale. Ti abbiamo visto stamattina che cercavi di dividere le mucche dai vitellini e riuscivi anche bene. Sì. È duro? È difficile? No. Ti piace? Sì. Ma poi sentivo che chiamavi anche le mucche per nome. Gli avete dato nome alle mucche? Sì. Ma dai, qual è la tua preferita? Lyon. Lyon, quella tutta bella, con tutte macchioline bianche. È strana, eh? Sì. È bellissima. E anche tu? Sempre all'opera? Sì. Ci vuole, bisogna dare una mano in famiglia. Diciamo, il tuo lavoro, quello che non ti piace più degli altri? Boh, nessuno, tanto bisogna farli, e quindi... E questa è una bella filosofia.